insieme con felicità, e tra di noi profumo di vittoria c'è già, e presto tornerà la gloria che il mondo ancora ci invidierà. Cantiamo l'inno all'Inter vincente, Inter, la stella splendente, Inter, quest'inno d'amore canta insieme a noi, e il successo non potrà sfuggire. Senti, nell'aria c'è profumo di vittoria, il cuore nero azzurro sogna gloria, e vuol cantare la sua fedeltà alla sua storia. Ora di nero azzurro al cielo si vincerà, e la domenica sempre sarà il giorno che uniti intorno a te ci vedrà con le bandiere. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, spero che vada tutto bene. Allora, video dove voglio affrontare la questione logo, dal momento il popolo interista si è scatenato appunto riguardo questo presunto nuovo logo dell'Inter, quello che Inter Milano, quello che io ho preso anche un po' come spunto, se potete vedere, al mio logo attuale del canale. È un nuovo logo che comunque non è definitivo, ed è praticamente una bozza, praticamente è un'idea di Suning, dei vari disegnatori, dei vari quelli che editano, che fanno queste cose appunto per rinfrescare il logo, il vecchio logo dell'Inter. La paura diffusa, un po' si è scatenato il web, appunto, come dicevo, e anche molti youtuber si sono già schierati appunto a sfavore di questo nuovo logo, ripeto, questo presunto nuovo logo, perché la paura diffusa, secondo me, da quello che si è capito, secondo me, del tifoso interista, tra virgolette, tradizionale, è quella che venga accantonato una volta per tutte il logo storico, il nostro logo storico, che tanto per intenderci è quello, come sapete, disegnato nel 1908 dal pittore Giorgio Muggiano. È un pezzo di storia italiana, sicuramente un logo bellissimo, quello di Muggiani, che a quei tempi usò soltanto due colori, il blu e il nero, nella sua tavolozza, da pittore, e rimane un pezzo di storia e del design italiano che ci invidiano tutto il mondo. Quindi comunque è uno stemma che io reputo, considero un capolavoro appunto da parte di Muggiani, è un capolavoro comunque dell'arte italiana, e quindi la paura diffusa, diciamo, tra i tifosi sicuramente è questa, ecco, in parole povere. Il nuovo logo sarà sicuramente stilizzato, perché comunque bisogna creare un logo alla stregua di quello di altri club internazionali che hanno fatto una sorta appunto di restyling, e sarebbero praticamente, verrebbero eliminati. Quindi se noi andiamo a vedere appunto questa bozza di nuovo logo, dove c'è scritto appunto c'è una I e una M, verrebbe eliminati FC di Football Club, per dare spazio e quindi evidenziare appunto a queste due lettere, la I e la M, di Inter Milan, come lo chiamano, diciamo, in tutto il mondo, o Inter Mailand, come lo chiamano in Germania, o in italiano Inter Milano. Ed è appunto in questo modo sì, che si cercherebbe di sottolineare il modo in cui si sottolineerebbe appunto che il nostro club, nel momento che viene riconosciuto in tutto il mondo appunto come Inter Milano, si cercherebbe appunto di creare un logo diretto appunto, così capiscono già che si parla dell'Inter. Ripeto, tranquillizzi i tifosi, voglio tranquillizzare i tifosi, perché questo è solo un abbozzo, e quindi sarà maggiormente, sicuramente sarà quello definitivo, sarà maggiormente elaborato,
e quindi non, questo è soltanto praticamente un inizio del nuovo logo, perché come dicevo praticamente Suning sta operando un'opera di restyling, come dicevo prima, o meglio per essere più precisi di rebranding, per esaltare maggiormente il nostro marchio da un punto di vista commerciale e del marketing, ecco, quindi comunque lo scopo è questo alla fine. A questo proposito voglio tirare fuori, infatti se vedete la copertina ve ne accorgerete subito, voglio tirare fuori volutamente la storia dei nostri stemmi, che nel tempo sono cambiati, come sapete, dal primo stemma del 1908, appunto il classico tondo con le lettere FCM di appunto Football Club Internazionale Milano, appunto quello di Muggiani che parlava, dicevo prima, che sono cambiati, sono stati modificati per varie ragioni storiche e politiche, come sapete. Ad esempio, ce n'è uno, ad esempio, degli anni 20, che comunque è molto bello anche fisicamente, che sarebbe quello col fascio vittorio, appunto, durante era stato aggiunto nello stemma, appunto, dell'Inter, che aveva cambiato nel frattempo anche il nome, perché non si chiamava neanche più Internazionale, perché sennò richiamava chiaramente l'Internazionale Comunista Socialista, aveva cambiato il nome in Ambrosiana. C'è ad esempio un bello stemma appunto col fascio vittorio, poi c'è subito dopo, ad esempio, ce ne sono tanti altri, cambiò poi il nome, cambiò stemma e nome, nel senso che poi l'Ambrosiana divenne negli anni 30 Ambrosiana Inter, per poi tornare Inter dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, dal 45 in poi. Poi ci sono, ad esempio, c'era comparsa in molti stemmi appunto della nostra storia, comparsa del Biscione Visconteo, che sarebbe proprio, il come sapete, lo stemma degli Sforza di Milano, stemma, diciamo, della città di Milano sotto gli Sforza. E poi c'è stato, ad esempio, il Biscione appunto disegnato, il biscione stilizzato anche degli anni 80 con il collarino nero e blu, se vi ricordate bene, quello degli anni 80, che io poi a me particolarmente, tra l'altro, molto caro questo stemma, perché ci sono molto affezionato, oltre appunto a quello classico, fino a un ritorno alle origini appunto negli ultimi tempi con quello appunto di Muggiani, con l'aggiunta, ad esempio, negli ultimi decenni, con l'aggiunta della stella d'oro sopra, dei 10 scudetti, fino ad arrivare a quello attuale, che sarebbe appunto questo, quello che ho nel cappellino, senza stella, ma che si rifà proprio, diciamo, completamente a quello degli albori, delle origini del 1908. Quindi, ragazzi, niente, non allarmatevi, è un... vedo preoccupazione in giro fra i tifosi interisti, molti addirittura hanno protestato. State calmi, state tranquilli, ci sarà un'evoluzione del logo, come ad esempio l'ha fatto anche la Juventus, perché ha fatto, ad esempio, negli ultimi tempi, ha messo una J anziché lo stemma classico lì con la zebra, con lo stemma del toro della città di Torino. Quindi voglio dire, una sorta di restyling ci sarà. Comunque state tranquilli, ricordatevi che quello che vi voglio dire, il vostro Paolo Inter, quello che vi vuole dire è che i loghi possono cambiare, possono modificarsi nel tempo, ma la nostra amata Inter rimarrà sempre la stessa, quindi, e cioè l'FC Internazionale Milano 1908. Quindi, ragazzi, state tranquilli. È ancora una bozza, quindi ancora non è nulla di definitivo. Io l'ho preso, comunque a me piace, vi dico la mia opinione, a me piace questo stemma, questa sorta di bozza, non mi dispiace, quindi l'ho messa come base del mio nuovo logo del canale, con l'aggiunta degli iniziali del canale, e poi ognuno chiaramente c'è chi cioè c'è gente alla quale può far schifo, può non piacere, c'è gente invece che magari trova l'originalità appunto di questo nuovo presunto logo e apprezza l'originalità, e quindi magari ci possono essere opinioni discordanti. L'importante è che non litighiamo per un logo che tra l'altro non è neanche quello definitivo.
Io ragazzi vi saluto, era qualche delucidazione appunto su questa questione, poi volevo anche, mi è fatto piacere anche tirare fuori la storia dei nostri luoghi nel corso degli anni che sono cambiati, sono sempre tutti belli comunque dal primo all'ultimo. Io vi rimando al mio prossimo video, il prossimo video che farò sarà la prepartita di Udinese-Inter, per la live vi farò sapere appunto nel video di prepartita se la farò. Vi auguro a tutti una buona continuazione, grazie per l'attenzione come al solito, seguitemi e iscrivetevi al canale, mi raccomando, un bacione dal vostro Paolo Inter e come dico sempre prima di salutarvi, amala sempre e comunque. Ciao a tutti ragazzi e sempre forza Inter. Ciao!